Il gatto non si fece pregare. La prospettiva di riempire la pancia gli diede nuove forze. Così si unirono agli altri. E insieme i tre ripresero il cammino e arrivarono in cortile di una fattoria. Sulla porta della tua casa c'era un gallo che cantava con tutta la forza che aveva in corpo. Ma i suoi non sembravano più chicchirichi di disperazione che di gioia. Che stupido! Ma sei ammattito? Ah, è vero? Ci stai rompendo i timpani. E non è più l'alba, è pomeriggio inoltrato. Sto annunciando il bel tempo. Domani è giorno di gran festa e la mia padrona ha deciso di tirarmi il collo e mettermi in pentola. Così canto e mi sfogo prima di finire nel piatto. Non essere sciocco. Visto che hai una bella voce, unisciti a noi. Stiamo andando a Brema a cantare e suonare nella banda cittadina. Bella prova! Il gallo accettò di buon grado. È meglio tentare l'avventura che finire rosolato con carote e cipolle. E così tutti e quattro si misero in cammino. Ma ormai la giornata era la fine e di lì a poco scese la sera. Cari amici, ci converrà trovare un riparo per la notte. Che cosa hai detto? Laggiù c'è un boschetto e quella grossa quercia mi sembra faccia al caso nostro. L'asino e il cane si sistemarono sotto l'albero. Il gatto si acciambellò sui rami più bassi e il gallo invece volò in cima per mettersi al sicuro. E prima di nascondere il capo sotto ala, diede un'ultima occhiata intorno. Gridò ai compagni. E se c'è una luce, deve esserci anche una casa! E allora cosa aspettiamo ad andarci? Quattro mura sono meglio dell'aria aperta e si evita l'umidità della notte. Allora cosa aspetti? Andiamo a vedere. Un pezzo di carne sotto i denti non sarebbe niente male. E se c'è un posto in cui possiamo trovarlo, è una casa. Giusto in tempo! Si avviarono verso la luce. Ben presto la videro brillare mille medicina. Veniva da un casolare. C'era illuminato a festa. Non era abitata da briganti. I quattro compari si avvicinarono con passo felpato. E l'asino, che era più alto di tutti, sbirciò alla finestra. Che cosa vedi? Silenzio e a bassa voce! Vedo i briganti che stanno facendo festa. Sono tutti intorno a una tavola imbandita e bevono vino a garganella. Un bel banchetto farebbe proprio il caso nostro. Sì. Non ci pensiamo nemmeno. Certo, non sarebbe niente male se potessimo entrare. Ha una bella ideale con la colina in bocca. Ascoltate, i quattro amici si riunirono e discussero sui da farsi. Come cacciare il brigante e impossessarsi della casa? Ma non sembrava un'impresa facile, ma alla fine ebbe una brillante idea. L'asino si appoggiò alla finestra con le zampe davanti, il cane gli saltò in groppa, il gatto si arrampicò sulla schiena e infine il gallo si alzò in volo e si accoccolò sulla testa del peloso. Così sistemati, a un segnale convenuto, cominciarono tutti insieme il ghiassoso prepotente. L'asino ragnò, il cane abbaiò, il gatto miagolò con tutto il fiato che aveva in gola e il gallo emise un sonoro chicchirichì più forte! Un
funziona benissimo. Con un grande trasuono, tra ragli, ringhi e acuti miagolini, i quattro irruppero dalla finestra, che facendo tintinare i vetri. I briganti, a quel orrendo trambusto, balzarono in piedi sgomenti. Erano uomini grandi e grossi, non erano feroci bandito. Eppure, sentendo quello schiamazzo e vedendo quell'orrenda sagoma informe comparire all'improvviso, la scambiarono per uno spettro e si spaventarono a morte, rovesciando sedie e panche e gridando di paura, spalancarono la porta, fuggendo gambe levate nel buio della notte, allontanandosi il più possibile. Non tornate mai più!